Buongiorno e buon lunedì. Siamo reduci dalla Domenica delle Palme, nella settimana che porterà alla Santa Pasqua. Siamo reduci anche da una maratona sportiva, noi di TV6. Ieri vi abbiamo accompagnato nel corso del pomeriggio attraverso le partite della Serie D e poi in particolare al big match di ieri pomeriggio per il campionato di Serie B, con la sconfitta ancora una volta rovinosa del Pescara a Crotone per 4-2. Temi che ovviamente affronteremo in questa mattinata, soprattutto nella seconda parte di questo mattino 6. All'inizio ovviamente spazio alla cronaca, alle pagine, soprattutto le prime pagine delle testate nazionali e dei quotidiani locali. Poi, sempre per quanto riguarda lo sport, ieri anche tanto basket con la vittoria di Roseto, la sconfitta di Chieti e in Serie B con la vittoria di un soffio dell'Amatori Pescara nel derby contro la Globo Campli. Ma come detto, partiamo con la rassegna stampa e con la cronaca delle principali testate nazionali. Iniziamo dalla Repubblica che apre così: Obama, abbraccio a Cuba, qui con voi per la storia. Primo presidente USA sull'isola dopo 88 anni. Raul non va all'aeroporto. Di spalla Spagna, strage dell'Erasmus, 7 italiane, bus fuori strada dopo una festa, 13 le studentesse morte. Poi ancora in taglio medio, Mediaset, il piano Bolloré Berlusconi, la francese Vivendi pronta a uno scambio di azioni. Poi in basso le consulenze d'oro sul mio treno del sud, Bari in 10 anni, spesi 272 milioni. E poi una vita in 3 minuti, ora sono il numero uno, Buffon imbattibilità, record. Ora la prima pagina del Corriere della Sera, la morte delle studentesse Erasmus, incidente in pullman, 13 vittime tra le ragazze in gita, la Farnesina, almeno 7 sono italiane. A bordo c'erano giovani di 22 nazionalità, forse un colpo di sonno dell'autista, Renzi o il cuore spezzato. E poi sotto la testata, Milan pari con la Lazio, Buffon portiere dei record, il Napoli vince in rimonta. Un patto civico nei comuni, aspiranti sindaci di Ferruccio De Bortoli. E poi la fotonotizia con lo sbarco tra virgolette di Obama a Cuba. Obama, un atterraggio storico, la visita simbolo del presidente degli Stati Uniti. Poi migranti, fermato il piano, più tempo per i rimpatri, Atene, non siamo pronti, il Papa, responsabilità. E poi in basso, nuovo CSM, più donne e senza correnti. La proposta di riforma è esclusa per un mandato chi ha avuto incarichi politici. E ora la prima pagina del giornale, incidente in Spagna, la strage delle ragazze italiane, erano studentesse Erasmus in gita, tornavano a Barcellona in pullman, la Farnesina fino a 7 vittime connazionali, lo schianto colpa dell'autista. E poi un crack di Banca Etruria, terremoto al governo, il padre della Boschi indagato per bancarotta, un verbale lo inchioda. Le paure dell'Europa, immigrazione, Bruxelles non fa i conti con la Grecia, l'accordo con la Turchia è partito già fallito. Terrorismo, un arsenale nel covo di Salah, pianificava altri attentati con una nuova cellula. Poi il finale di partita di Giuseppe De Bellis, Buffon, il record certifica ciò che la storia ha già scritto. E ora la prima pagina del Fatto Quotidiano. La rete occulta di 007 Carrai, fondi esteri, spioni e faccendieri, inchiesta esclusiva sul fedelissimo di Renzi. In Spagna si schianta l'autobus degli studenti, morte 7 ragazze italiane, 13 vittime sul bus Erasmus in Catalogna. L'intervista di Battista alle strategie elettorali del Movimento 5 Stelle. Prendiamo Roma e Torino, poi nel 2017 faremo i conti col PD. In basso, storia di copertina, operazione fisco pulito, così si vendono i giudici. E poi crack Etruria,
da banca a bancarotta, papà Boschi è indagato, adesso la notizia è ufficiale. Ed ora la prima pagina del Messaggero, edizione nazionale, chiaramente anche in questo caso a trovare spazio nel titolo d'apertura è quanto accaduto in Catalogna. E allora, strage di ragazze italiane sul bus, tragedia in Spagna, tutte studentesse, le 13 vittime, tra loro anche 7 connazionali, erano in gita per l'Erasmus, errore umano, autista negativo al test su alcol e droga. Poi lo sport sotto la testata, atletica, Tamberi Show arriva a 2.36 e vince il mondiale di salto in alto, peraltro è un trionfo che in qualche modo è legato alla terra abruzzese, perché Tamberi è stato un atleta della Bruni Vomano, la società appunto che ha sede a Morro d'Oro. Il campionato, Lazio segnale di risveglio 1-1 col Milan a San Siro. Poi ancora l'editoriale di Massimo Teodori, il balletto di candidati mette in fuga gli elettori, in riferimento alle prossime amministrative nei comuni più importanti d'Italia. Poi ancora la storica visita, Obama sbarca a Cuba e promette il disgelo dovrà essere per sempre. Tensione, arrestati 50 dissidenti. Frena il piano Europa-Turchia, migranti Atene in tilt sui rimpatri, viaggio nei campi greci al Colosseo. E poi, a proposito di Colosseo, la cura per risanare Roma, rigore e 10 miliardi in più, solo un nuovo modello di gestione rilancerà la capitale. Amministrative, caos Forza Italia, ora per Roma tentazione Meloni, la direzione PD, Renzi alla sinistra, faremo i conti, Verdini ci serve. Infine, in basso, Salah stava preparando nuovi attentati, il ministro belga pronti complici e Arsenale. E ora andiamo a vedere le prime pagine del centro e quindi scendiamo in ambito locale e partiamo dalle quattro prime pagine, intanto quella dell'edizione aquilana, pirata in fuga con la Porsche, Morino si scontra con un'auto e non si ferma a soccorrere i feriti. Poi ancora sotto la testata quanto accaduto ieri a Barcellona con la strage di studenti, 13 morti, 7 italiane. E poi la fotonotizia, casa occupata dai Rom, va in scena il blitz di Forza Nuova ad Avezzano, tensione con le forze dell'ordine. L'editoriale firmato da Alfredo De Girolamo ed Enrico Catassi, migranti, l'Europa e la paura. E poi di spalla i richiami di cronaca, Cardella, addio dopo 3 anni di ottimo lavoro, appunto per l'oramai ex procuratore capo di L'Aquila. Trasacco, il neomilionario lascia fotocopia del gratta e vince. E poi verso il voto, prove di dialogo tra i democratici e Di Masci, tutto questo a Sulmona. Il buongiorno Abruzzo di Lorenzo Colantonio, l'Abruzzo perde Libera contro le mafie. Prima edizione, o meglio, edizione Teramana, schianto in, anzi no scusate, questa è l'edizione di Chieti, schianto in moto, muore barista, San Buceto aveva 33 anni, lascia la moglie e la figlioletta di 6 anni. Poi al centro, Chieti sul velluto, Vastese e San Salvo pari, la Proger si arrende, la domenica di calcio e basket appunto. Nelle cronache, il processo pilota, paura da acqua inquinata, chiesti i danni all'ACA. Sempre a Chieti, via Crucis del lavoro, sfilano in 3.000 per dire dateci i posti. E poi a Lanciano, oggi parte la ZTL, multa di 81 euro a chi fa il furbo. Ora la prima edizione di Teramo, muore di infarto, citata la società, i familiari di un uomo al giudice, non poteva fare lavori pesanti. C'è il basket al centro, basket di A2, Roseto asfalta anche Iesi e continua la corsa per i playoff. I richiami di cronaca, Notaresco cade sulla pista da motocross, giovane e grave.
appalti in comune a Teramo, appalti Brucchi a Campana, ora devi chiarire. E poi mercoledì c'è l'Aquila, Teramo pensa al derby, gara da 6 punti, questo appunto nella pagina sportiva. Ed ora l'edizione pescarese del centro. L'apertura anche in questa cosa è dedicata allo schianto nel quale ha perso la vita il giovane motociclista, l'abbiamo visto anche nella prima pagina dell'edizione di Chieti. Giovane papà muore nello schianto, la vittima andava a lavorare nel suo bar di Porta Nuova a Pescara. La fotonotizia al centro: il Pescara non reagisce più, 4 sberle anche a Crotone, quarta sconfitta di fila. I richiami di cronaca: sulla Maiella muore d'infarto durante una escursione. Caserma di Viale Pindalo, i vigili del fuoco morosi, rischio sfratto. Resta l'allarme, le ultime analisi, mare e fiume super inquinati. Entriamo all'interno del centro, andiamo nella pagina delle pensioni, pagina 6 e 7, partono le buste arancioni. Quanto varrà la nostra pensione? L'INPS ce lo dice già, molto poco. Da aprile saranno recapitate 150.000 lettere al giorno con la previsione sull'assegno previdenziale. Destinatari saranno soprattutto i giovani, che potranno così pensare se farsi un reddito di scorta. Poi ci sono tutte le altre informazioni più dettagliate nel grafico e successivamente chiaramente nell'articolo. Pagina di Pescara, o meglio pagine di Pescara: tragedia a San Buceto, schianto in moto, muore pasticcere. Angelo Pisano era diretto a Pescara al suo bar di via Italica. Questa è una foto della giovane vittima, appunto di 33 anni, e qui le carcasse della moto e della vettura contro la quale la moto appunto si è schiantata. Il giovane appunto si è scontrato con una Audi Q5 condotta da una donna di San Giovanni Teatino. L'incidente è avvenuto alle 7 del mattino all'altezza di Piazza San Rocco. Poi ancora, grande lavoratore e papà dolcissimo, un trauma per tutti. La commozione di colleghi, clienti e amici del giovane: era padre di una bimba di 6 anni, si era sposato in agosto. La coppia si era trasferita da Crotone a San Buceto 3 anni fa per motivi di lavoro. Tanti messaggi di cordoglio comparsi su Facebook, i colleghi, una parte di noi è andata via con te. Andiamo avanti, i vigili del fuoco morosi adesso rischiano lo sfratto, la caserma di Viale Pindaro cade a pezzi, i soffitti puntellati per evitare crolli. Di Marco: non abbiamo fondi per i lavori e non disponiamo di altri edifici idonei. Mare e fiume super inquinati, dati record anche a Porta Nuova. Nelle ultime analisi dell'ARTA registrati valori molto alti in tutte le zone del litorale esaminate. La situazione peggiore in via Balilla, dove i colibatteri superano 5 volte il limite di sicurezza. E poi ancora, escursionista muore durante la scalata a Caramanico. L'uomo di 57 anni si trovava sul monte Rapina per fare sci-alpinismo, ma un malore lo ha stroncato. E qui in alto, il ladro 81enne finalmente domiciliari, ha lasciato il carcere l'anziano di Montesilvano, finito dentro per il furto di un DVD. E poi partorisce all'ospedale di Penne, donna dà alla luce una bambina, dove non c'è più il punto nascite, non ce l'ha fatta a raggiungere Pescara. Pagina di Chieti: primo processo per la psicosi Bussi, paura da acqua inquinata, chiesti i danni, ricorsi al giudice di pace di 4 Teatini, vogliono 20.000 euro, possono dare il via a migliaia di sentenze contro l'ACA. E poi in basso, un vastese ai vertici di Peugeot, Massimo Roserba, 48 anni, il nuovo direttore generale del gruppo PSA Italia. E poi ancora, pagina aquilana, Avezzano, famiglia sfrattata dai Rom, casa occupata, il blitz di Forza Nuova, tensioni con le forze dell'ordine, torneremo dopo Pasqua in maniera pacifica, quell'appartamento va liberato. E poi in basso,
Pirata della strada fugge in Porsche e a Trasacco, nella tabaccheria in piazza Umberto I, il milionario fa trovare il biglietto. Di notte il misterioso sessantenne ha lasciato una fotocopia sotto la porta. Pagina di Teramo, muore di infarto, citati i datori di lavoro, i familiari di un uomo al giudice, era malato di cuore, non poteva fare lavori pesanti come tagliare alberi. In basso scompare l'ultimo reduce di Cefalonia, Giovanni Capanna aveva 92 anni e incontrava gli studenti per non dimenticare domani i funerali. Ora andiamo a vedere il Messaggero Abruzzo, dopodiché faremo la nostra pausa, il nostro break meteo. Ecco qui, allora, Messaggero Abruzzo che apre così: moto contro auto, un morto, schianto all'alba a San Buceto, la vittima è Angelo Pisano, un pasticcere di 33 anni, in sella alla sua Ducati, stava andando a lavorare come la donna alla guida dell'Audi. Poi la foto notizia, Trasacco, ecco il gratta e vinci da 5 milioni, svelato il giallo della giocata fortunata. Lo sport, naufragio a Crotone, il Pescara non c'è più, con un severo 4-2 arriva la quarta sconfitta consecutiva. Basket e rugby, Roseto a Fondaiesi, a Recanati Proger battuta, l'Aquila in casa 75 punti dal Rovigo, un KO che fa male. E poi ancora l'Aquila ritrovata, tanta gente per il tour alla scoperta delle antiche mura. Chieti, la via Crucis, in mille al corteo dei lavoratori, preghiera di forte per i disoccupati. A Pescara le mosse del manager, Mancini sceglie Fortunato, grana del parto al pronto soccorso. E poi ancora quel pezzo d'Abruzzo che si spegne a Binghamton, una cittadina nello stato di New York, negli Stati Uniti. E in basso Pescara l'inchiesta, mare sporco, ecco cosa disse il sindaco. Teramo, la crisi, da Confindustria accusa alle banche. Allora, all'interno del Messaggero, ASL, Fortunato direttore sanitario, prime mosse della rivoluzione del neo manager Mancini, la Romandini darà oggi le dimissioni, già deciso il sostituto, prime grane da penne, mamma partorisce al pronto soccorso e riparte con forza la polemica sulla chiusura del punto nascita. E poi quelle ordinanze per sedare le polemiche, mare sporco nell'inchiesta, la Siti, il verbale di Alessandrini che mette nei guai il vice sindaco del Vecchio. Avanti con la pagina aquilana, la scoperta delle bellezze, tanta gente per le altre mura, oltre 1500 visitatori per riscoprire i tesori nel loro originario splendore, viaggio tra le porte più suggestive della storica cinta trecentesca. E poi l'ex procuratore Cardella, accelerare i lavori nel centro storico, questo dice nel tracciare un bilancio della sua attività l'ex procuratore capo. In Marsica, come abbiamo visto, famiglia Roma abusiva, le forze dell'ordine blindano l'appartamento. La manifestazione di Forza Nuova è stata contenuta, ma cresce l'indignazione politica. Salvini, sarò il primo a chiedere lo sgombro. Ignazio Messina, segretario dell'IDV, sollecita il ministro Alfano restituire la legalità. A Chieti, schianto tra auto e moto, muore giovane pasticcere, il motociclista è finito contro un Audi Q5 ed è spirato poco dopo in ambulanza, illesa ma sotto shock la donna al volante che deve rispondere di omicidio colposo. Angelo Pisano, 33 anni, stava andando al lavoro sulla sua Ducati, lascia la moglie e una figlia piccola. E poi ancora la pagina di Teramo, industria, la crisi parte dalle banche, non si vedono segnali di ripresa come nel settentrione, aumentano le sofferenze per cui è difficile ottenere mutui per aziende già in difficoltà. Nicola Di Giovannantonio, direttore di Confindustria, speriamo che le misure adottate dall'Europa fungano da traino anche per l'Abruzzo. A Giulianova, scarcerato il bancario ma dovrà restare in città, è accusato di essersi impossessato di 460.000 euro dal conto di una turista. Sempre Giulianova, Confcommercio favorevole all'istituzione dei vigilantes. E allora, prima di aprire l'ampia pagina dello sport con la prima pagina della Gazzetta, andiamo a salutare Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, le ultime sul fronte meteo. Dopo un weekend, Andrea, caratterizzato da bel tempo su tutto il territorio regionale, fatta eccezione di alcuni addensamenti sulle zone montuose nel pomeriggio, il tempo, la settimana si apre con un tempo in peggioramento che già sta dando luogo a delle precipitazioni sul settore occidentale, una perturbazione che precede il peggioramento vero e proprio che si manifesterà tra domani e mercoledì, soprattutto nelle prossime ore favorirà degli annuvolamenti più compatti sul settore occidentale, come anticipato poc'anzi, con possibilità di precipitazioni, annuvolamenti anche sul versante orientale, dove nel corso della giornata non si escludono delle precipitazioni. Poi ci sarà una temporanea attenuazione della nuvolosità in serata e in nottata, ma attenzione perché nella giornata di martedì assisteremo a un deciso peggioramento del tempo che si manifesterà soprattutto nella seconda parte della giornata e vedrà coinvolta particolarmente la nostra regione e le vicine Marche, con delle precipitazioni in intensificazione localmente a carattere temporalesco di forte intensità, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione e sulla parte meridionale. Poi la situazione prevede un ulteriore peggioramento del tempo in nottata nella giornata di mercoledì, in particolar modo stavolta nel Teramano e nelle vicine Marche, con piogge diffuse e persistenti localmente di forte intensità, con venti di bora in rimposo. Proprio questi venti di bora favoriranno da mercoledì sera una sensibile diminuzione delle temperature, tant'è che con l'abbassamento delle temperature la quota neve tenderà ad abbassarsi e a scendere anche al di sotto dei 1000 metri, localmente intorno ai 700-800 metri la neve potrà fare la propria comparsa, soprattutto sui rilievi che si affacciano sul versante orientale. Una situazione di tempo freddo e di stabile continuerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì e probabilmente anche qualche strascico venerdì. Poi sembra, almeno a quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti, che il fine settimana di Pasqua sia caratterizzato da un tempo migliore, diciamo con una rimonta di un promontorio di alta pressione, quindi possibile bel tempo nella giornata di domenica di Pasqua, però poi lunedì potrebbe tornare una perturbazione atlantica, ma comunque si tratta di una tendenza questa, Andrea, da confermare nei prossimi giorni. Intanto focalizziamo l'attenzione su questo peggioramento atteso soprattutto nelle giornate di martedì dal pomeriggio sera e soprattutto nella giornata di mercoledì. Senti, sei sportivamente scioccato dalla partita di ieri di Crotone? Sì, soprattutto per la prestazione della difesa, ma ormai questa non è una novità. La difesa purtroppo fa acqua da tutte le parti, è chiaro che il Pescara poi può giocare anche bene perché aveva trovato anche la forza, ma c'ha anche le qualità per ribaltare il risultato. Purtroppo poi ad ogni occasione degli avversari si concretizza un gol e quindi il Pescara soffre questa situazione. Io credo che ci sono stati degli errori molto gravi ieri da parte della difesa, a parte dell'atteggiamento mentale, ma soprattutto delle prestazioni dei singoli. Anche Fiorilla ultimamente sta veramente creando mette ulteriormente in sicurezza il reparto con degli interventi un po' così che hanno favorito appunto il gol degli avversari. Io penso che qualcuno debba meritare un po' di riposo perché non si può prendere gol in quella maniera, soprattutto poi contro una squadra del Crotone che è primo in classifica, meritatamente primo in classifica, e ripeto, nonostante tutto il Pescara aveva anche quasi ripreso la partita per poi ovviamente gettarla alle ortiche con gli errori difensivi. Insomma, speriamo che torni Campagnaro, perché la sua presenza in campo dà una certa sicurezza oltre che a mettere ordine un po' nelle idee dei ragazzi. Io penso che sia anche una questione mentale. Poi ovviamente ripeto, fa il Pescara, produce gioco, ma crea occasioni, però poi alla prima vera occasione anche un cross da calcio piazzato non sappiamo marcare, non sappiamo marcare gli avversari. Io credo che qualche volta bisognerebbe marcare a uomo i giocatori avversari, Andrea. Va bene Giovanni, ti ringrazio, ti auguro un buon lunedì e una buona settimana. Grazie Andrea, un buon inizio di settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6.
Bene, grazie Giovanni. Gazzetta dello Sport, questa è l'apertura. Buffon e Higuain numeri 1, Gigi supera Sebarossi, il Pipita tiene viva la A, la Juve vince 4-1 con i super Pogba e Morata, un derby contestato dal Toro per errori arbitrali, il Napoli risponde con il fuoriclasse argentino, due magie nel 3-1 sul Genoa. Poi ancora Tamberi, salto sul mondo, 2-36 e adesso Rio, l'Azzurro conquista l'oro ai mondiali indoor di Portland in una gara con tanti rischi, questo è solo un passaggio. Formula 1, subito Rosberg, la Mercedes e le Mercedes, ma Vettel c'è. E poi ancora MotoGP, Lorenzo zittisce tutti, Dovizioso Show è secondo, Vale quarto nella scia di Marquez. Il commento di Umberto Zappelloni, rossi e rosse, destini incrociati. L'analisi di Luigi Garlando, scocca l'ora degli eroi. E poi Milan fischiato, fa solo un pari con la Lazio, si infiamma la lotta salvezza, la Viola non sa più vincere, Carpi 3 punti di vitamina A. E poi ancora Moioli, grande impresa nel cross di snowboard, la Coppa del Mondo è sua. E poi ancora De Mare, il giallo traino alla Milano-Sanremo, vinta io non ho imbrogliato. Vediamo alcune pagine interne della Gazzetta, record e veleni, la Juve si rialza e ne fa 4, Buffon in festa, Toro furibondo. E parliamo del record, Buffon sul trono, c'è tutta la Juve nel mio primato, incassa un gol dopo 973 minuti e così supera Sebarossi, in questa squadra difendono tutti e così si spiega il record. Ma c'è il Napoli, Higuain arrestabile, ribalta il Genoa e tiene il Napoli a meno 3, Pipita, record e delirio, la gente mi ama come Diego, bellissimo. Andiamo avanti per vedere la pagina sulla Serie B, poker del Crotone, Serie A ad un passo, Pescara ora trema, Juric torna in vetta e sale a più 14 sul Novara terzo, Oddo sempre peggio e alla quarta sconfitta di fila, voti alti per il Crotone chiaramente, voti bassi per il Pescara, in particolare c'è un 4,5 per Zampano, chiaramente Francesco, lo Zampano biancazzurro, 5 per Benalì, in pochi si salvano, tra questi i due marcatori del gol, La Padula e Memusci. Questo appunto per la Serie B, Livorno oggi salta Panucci e poi cambio a Cuneo, Avellino tutto per i playoff con la Ternana, questa sera il posticipo del Partenio Lombardi chiuderà la 32esima giornata. Poi andiamo con il primo gran premio stagionale di Formula 1, 1-2 Mercedes con la Ferrari da mondiale, il botto di Alonso ferma Vettel, la strategia premia Rosberg e poi peccato lo stop, però quest'anno ce la giochiamo, questo appunto dalle parole del tedesco della Ferrari. E poi ancora per il motomondiale, prima tappa anche per la MotoGP, Lorenzo il silenzio è d'oro, Jorge raggiunge la perfezione e poi chiude la bocca anche a Vale, l'iridato spiega il gesto, io lascio parlare la pista e poi il dottore era per me? No, non credo proprio. Vediamo anche la pagina dedicata a Tamberi, Tamboro con mezza barba si vola lassù, adesso c'è Tamberi, 2 anni fa la svolta, il ragazzo che amava divertirsi è diventato half shave, il signore dell'alto, dopo tanti rischi il perfetto salto a 2,36, complimenti a lui, ho lottato ma che stress, questo è un passaggio, l'obiettivo è l'oro a Rio, questo appunto per l'ex atleta della Bruni Vomano. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi vedremo anche la prima pagina del Corriere dello Sport e inizieremo anche la rassegna dei quotidiani locali e tanti servizi.
Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, Corriere dello Sport, prima pagina, fenomeni scudetto, saracinesca Buffon contro il ciclone Higuain, Gigi fa il record 974 minuti senza gol, la Juve stende il toro con Pogba, Khedira e Morata doppietta, il portiere batte Rossi, il merito è di tutti, Pipita si supera 29 volte in rete, Napoli in svantaggio, Gonzalo ne fa due, rimontato il Genoa, in carriera non aveva mai segnato tanto. Formula 1, Mercedes davanti, Vettel terzo, che botta Alonso, vivo per miracolo, si schianta ma si salva. MotoGP, Lorenzo primo. L'opinione di Alessandro Vocalelli, Juve e Napoli così diverse, così vincenti. In basso, Mihailovic salva Pioli, Sousa pari e polemiche, mondiali di atletica, Tamberi d'oro nell'alto indoor, ora voglio Rio. All'interno del Corriere dello Sport, 974 minuti, Buffon una vita da record, e a pagina 3 dico grazie ad una Juve fantastica. Vediamo anche il Napoli con la risposta alla Juve e sua maestà Higuain, Pipita da pazzi, lo scudetto sì, si può fare. Subito a pagina 20, ovvero quella del la Serie B, Crotone, Show, Pescara travolto, Juric stringe la A, i calabresi di nuovo primi, ora sono a più 14 sul Novara, terzo, Oddo in crisi, quarto KO di fila, anche in questo caso voti altissimi per il Crotone, non può essere altrimenti, voti bassi sulla sponda bianca-azzurra. Poi ancora il posticipo del lunedì, Tesser Breda vale doppio, l'Avellino sogna i playoff, la Ternana per la salvezza. Andiamo ora sulle testate locali, parliamo in particolare di Pescara, prima di vedere il servizio del nostro inviato Paolo Renzetti. Lunedì Sport del Centro, il Pescara ormai è un colabrodo, ancora errori difensivi e a Crotone arriva una quarta sconfitta di fila, ora playoff a rischio. Poi ancora per il basket di A2, Roseto continua la sua corsa, il Chieti va giù. Per i dilettanti, Serie D, Chieti, Tris del rilancio, Poker del San Nicolò a Miternina picco, Eccellenza, la Vastese rallenta, Paterno a meno 5, il Pineto a valanga, promozione la Virtus Teramo aggancia la vetta, passo Cordone e bene. E poi Tamberi salta sul tetto del mondo, l'ex Bruni Vomano, campione del mondo a Portland con la misura di 2,36. A pagina 24 e 25, playoff a rischio, Pescara, il solito suicidio, la difesa è un colabrodo, ancora errori nelle retrovie, il Crotone vince e mette un piede in Serie A, all'uscita la quarta sconfitta consecutiva, i biancazzurri continuano a pagare dazio per l'ingenuità davanti a Fiorillo, colpevole sul 3-1. Oddo, problema mentale, ci manca la cattiveria, il tecnico non va a caccia di alibi, adesso bisogna lavorare solamente sulla testa, imparare a calciare lontano il pallone quando serve, basta parlare di bel gioco. La delusione, la Padula amaro, tutti colpevoli, l'attaccante sulle palle inattive, siamo tutti in area. Mandragora dalla ricetta, negli allenamenti dovremo metterci ancora più cuore, testa e gambe per dare una svolta a questo campionato. Tifosi furiosi, il web processa Fiorillo e la difesa, e per la trasferta a Terni, partenza anticipata della squadra. Ecco le pagelle a proposito di Fiorillo, 4,5 nelle valutazioni del centro ed è il voto peggiore, il migliore, o meglio i migliori sono La Padula e Menusciai, ma migliori per modo di dire, voto 6 per entrambi. Sul Messaggero, il Pescara non c'è più, a Crotone 4-2, altro disastro difensivo biancazzurro, per il Delfino arriva la quarta sconfitta consecutiva, subito in svantaggio di 2 reti, la squadra prova invano a reagire con La Padula e Memusciai. La Padula, siamo tutti responsabili, io per primo, e poi le parole di Oddo, serve cattiveria, in alcuni momenti bisogna anche tirare qualche calcione, ma purtroppo non lo abbiamo nel DNA.
forse per la trasferta di Terni. Partiremo in anticipo, magari potrebbe servire a recuperare qualche situazione. E allora andiamo a vedere il servizio di Crotone Pescara e poi le parole di Massimo Oddo. Il Delfino affoga anche sulle rive dello Ionio e vede complicarsi maledettamente anche i giochi playoff. Ancora una volta sono state le solite amnesie difensive di Fiorillo e compagni a fare la differenza in negativo in una gara che i biancazzurri hanno giocato con impegno, costruendo anche diverse occasioni da rete, ma pagando a caro prezzo gli errori nelle retrovie. Con 45 gol subiti, il Pescara ha la quart'ultima peggior difesa del torneo. Nel catino dell'Ezio Scida i biancazzurri si presentano con la formazione annunciata e con Mandragora difensore centrale in coppia con Fornasier. Nel Crotone in attacco c'è Palladino, che è preferito a Stojan. Al sesto minuto, su angolo, difensori biancazzurri si dimenticano di Dos Santos, che a due passi da Fiorillo mette in rete per il vantaggio locale. Per il Pescara la maledizione dei gol in apertura di gara continua. Al decimo Ricci ci prova dall'interno dell'area pescarese, mettendo al lato di poco. La formazione ospite cerca di reagire, ma spesso si espone al contropiede dei locali, che possono contare sulla velocità di Ricci e Budimir. E così accade che al quindicesimo proprio Budimir costringe Fiorillo alla respinta difettosa. Con il proseguimento dell'azione, la palla che finisce a Palladino, che tutto solo in area sul servizio di Ricci mette facilmente in rete per il 2-0. La squadra di casa è scatenata al ventesimo e Fiorillo a dover salvare con i piedi su tiro di Martella. La prima conclusione del Pescara verso la porta di casa arriva al ventunesimo con un tiro di Caprari, che conclude però centralmente. Al venticinquesimo i biancazzurri si rendono pericolosi con un colpo di testa di Lapadula che sfiora il palo. I ragazzi di Massimo Oddo ci credono e al ventiseiesimo trovano il gol del 2-1 con Lapadula, che su tiro violento di Caprari mette con un tocco alle spalle di Cordaz. La gioia pescarese del gol dura però una manciata di minuti, visto che al ventinovesimo Giuseppe Zampano di testa fa 3-1 dopo un errore in uscita di Vincenzo Fiorillo. La difesa pescarese dimostra ancora di essere in un periodo a dir poco negativo. I biancazzurri ci mettono il cuore al 32esimo e Lapadula su punizione a mandare il pallone di un soffio al lato. Tutto si può dire tranne che non ci sia impegno da parte della formazione adriatica, che al 43esimo ha una super occasione con Verre, che trova però il salvataggio della difesa crotonese in calcio d'angolo. Nella ripresa il Pescara inizia con piglio deciso, ma le amnesie difensive sono sempre purtroppo dietro l'angolo, e così al nono, ancora sugli sviluppi di un altro corner, arriva il gol, questa volta di Ferrari, sempre di testa. Un incubo per Fornasier e compagni, che rischiano il naufragio. Il Pescara poi invece realizza il gol del 4-2 al ventunesimo con un rigore trasformato da Memusciai, assegnato da Maresca per un fallo in area di Paro sullo stesso capitano biancazzurro. Gara di nuovo un po' riaperta, si fa per dire, con i biancazzurri che ricominciano ad attaccare, mancando però l'ultimo passaggio. A metà tempo arriva anche l'espulsione del tecnico crotonese Juric per proteste, mentre al 23esimo è Torreira a chiamare Cordaz ad una parata non facile. Il trascorrere dei minuti fa il gioco del Crotone, la gara è sempre viva, e così al 35esimo tocca Budimir impegnare Fiorillo. Non è una grandissima giornata per Lapadula, che al 37esimo, su perfetto cross del neoentrato Pasquato, alza dal dischetto del rigore sopra la traversa. Per il Pescara è un altro boccone amaro, davvero duro, da mandare giù alla vigilia della trasferta di sabato prossimo, vigilia di Pasqua, in casa della Ternana. Non sono errori della difesa, sono errori di atteggiamento generale, perché quando noi prendiamo gol su una pallina attiva in area ci sono 10 giocatori più il portiere, e quindi in questo momento ci manca veramente tantissimo la cattiveria, l'attenzione, la voglia di non prendere gol. In occasione del secondo gol loro abbiamo perso 3-4 rimpalli davanti all'area, gli altri nei momenti di difficoltà piuttosto ti tirano una scarpata, noi non siamo in grado di fare questo perché non ce l'abbiamo nelle corde, non c'è niente da fare. Purtroppo bisogna cercare di lavorare sotto questo punto di vista, ma lavorare solo esclusivamente sull'atteggiamento e sulla testa, non su questioni tecnico-tattiche. Sì, in occasione del terzo e del quarto gol ci sono stati degli errori individuali, però non credo grossolani. Veramente penso che sia più una questione mentale di cattiveria, che purtroppo, sai, ci sono squadre che ce l'hanno più nelle corde, è una questione caratteriale, noi ce l'abbiamo di meno.
e gli altri ce l'hanno. Il Crotone è una squadra che lì davanti, perché mette tutto, mette, cioè, il sangue agli occhi, sempre in tre sulla palla, corrono 90 minuti, non che noi non lo facciamo, però nei momenti di difficoltà sanno anche tirarti una scarpata, sanno fare delle cose anche sporche, tra virgolette, che nel calcio purtroppo servono, e noi non le abbiamo queste. Atmosfera decisamente diversa in casa Virtus Lanciano dopo un'altra vittoria, quella sul Cesena. Lanciano con Maragliulo, il ritmo è da promozione. Le 8 giornate del tecnico leccese sono da record, media punti superiore a quella della Juve del 2007. Per centrare la salvezza bastano 3 vittorie e 3 pareggi. Sul Messaggero, Lanciano ancora 4 vittorie, quindi una leggera difformità di vedute, anche se poi i punti sono gli stessi, perché si parla sempre di 12 punti. Quindi Lanciano ancora 4 vittorie, mister Maragliulo, soltanto a 50 punti possiamo dire di aver conquistato la salvezza. L'allenatore della svolta ci gira anche bene, ma la fortuna bisogna meritarsela. Rischio penalizzazione. Maio conferma, si vedrà più avanti, così come l'allenatore sta facendo bene, la vecchia guardia rimasta e i giovani messi in campo. Ascoltiamo ora le parole di uno dei protagonisti della vittoria sul Cesena, l'ex Marilungo, autore del secondo gol, e le parole del vicepresidente Guglielmo Maio. Innanzitutto, Guido, un altro gol contro la tua squadra, l'esultanza non c'è stata, ma comunque complimenti per quel gol. Oh, grazie, sì, l'esultanza non c'è stata, perché a Cesena mi hanno sempre trattato benissimo, sono stato benissimo, e dopo anche quello che mi hanno fatto i tifosi, la partita d'andata è una cosa, credo, che dovuta, ad avere rispetto per loro. Oh, sicuramente il rigore espulsione ci ha aiutato molto, perché loro stavano giocando meglio, ma sapevamo che il Cesena era una squadra fortissima che punta in Serie A, quindi eravamo consapevoli che sarebbe stata durissima, e poi sì, magari l'espulsione e il rigore ci ha aiutato. Il campionato è ancora lunghissimo, sicuramente stiamo facendo la grande, dobbiamo mettere più punti possibile, il prima possibile, poi vedremo. Sono rimasto perché alla fine non mi andava di... Ho detto anche in precedenza, quando sei andato da Versa, l'ultimo giorno ho pensato di andare via, perché io lo dovevo il mister di rimanere, perché aveva fatto molto per me. Poi quando sei andato ho pensato anche di andare via, però non mi andava di abbandonare i compagni in momenti di difficoltà, e alla fine sono rimasto. E adesso le cose stanno girando bene, anche con un po' di fortuna. È normale che fa tutto piacere in questo momento, quindi siamo a buon punto per arrivare alla goliata salvezza. Qui forse ero uno dei pochissimi che ci credeva, e adesso tutti quanti cantiamo e balliamo, ma è giusto così. Credo che vadano tutti i meriti alla squadra, ai ragazzi, agli allenatori, e va bene così, la società fa quel che può. E ora ci concentriamo su Lega Pro e Serie D. Per la Lega Pro siamo a 2 giorni dal derby del Bologna tra Teramo e L'Aquila. Il Teramo deve guarire dal mal di pareggite. Le parole di Cruciani: il derby di mercoledì potrebbe darci la scossa giusta. Cenciarelli in dubbio, così come Petrella. Chiodi: L'Aquila ha imboccato la strada giusta. Il pari col Pisa dà fiducia e il cambio di modulo convince. Sul centro, sempre le due cugine di Lega Pro, mercoledì il derby del Gran Sasso, Teramo fame di gol, Daniello: per noi è una gara da 6 punti, la D sprona gli attaccanti, per il grande impegno meritano di sbloccarsi, in forze gli acciaccati Cenciarelli e Petrella. L'Aquila, il 3-5-2 visto con il Pisa, dà più sicurezza, sarà confermato al Bologna, forse con interpreti diversi, Milicevic, con questo modulo siamo messi meglio. E ora la Serie D, il Chieti va di corsa, strapazzata Lisernia, partita dominata dai neroverdi, per la prima volta schierati con il 4-3-3, in tribuna c'è l'imprenditore Tosto, ma Pomponi esclude che entrerà in società, parole che il patron neroverde ha ribadito anche ieri sera, quando è stato ospite dell'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella assieme al DS Omar Trovarello. Super Merlonghi trascina il San Nicolò, Paola Folgore Veregra, che alla vigilia sonera Zaini e si affida all'ex Teramo Grilli.
La Miterina lotta ma non basta, sul campo della capolista Samb decide un calcio d'angolo. Vediamo anche la pagina della Serie D sul Messaggero. Prima di vedere i servizi, Unchieti bello e concreto, stende Lisegni e si mette in salvo. Sblocca il rigore di Varone, poi chiudono Massimo e Fiore. San Nicolò, aria di alta quota, tripletta di Merlonghi. Epifani dispiaciuto per gli striscioni contro di lui del Teramo, dei tifosi del Teramo. La Miternina KO di misura con la Samb, di Felice vogliamo agganciare i play-out. Spazio alle immagini con i servizi delle vittorie interne del San Nicolò per 4-2 sulla Folgore e del Chieti 3-1 sull'Isernia. Il San Nicolò è ufficialmente salvo. La vittoria contro una Folgore Veregra in clamorosa difficoltà certifica che anche l'anno prossimo i biancazzurri saranno ai nastri di partenza della Serie D. Ora però per la squadra di Epifani ci sono altre 6 gare per provare a replicare quel percorso sorprendente fatto l'anno scorso. Terremoto alla vigilia della gara invece in casa Folgore, via l'allenatore Zaini che paga un girone di ritorno in cui ha raccolto la miseria di 4 punti in 10 gare. Al suo posto, almeno per la gara del Bonolis, c'è Fabio Fuschi che gioca al centro della difesa e dirige la squadra. Soluzione interna dunque, aspettando il nuovo tecnico che sarà Fabrizio Grilli. Epifani deve rinunciare a pretare Morelli, ma dopo il piattone di Degidio fuori sul servizio di Merlonghi, mette la strada in discesa all'ottavo. Galoppata sulla sinistra proprio di Degidio, il servizio è troppo ghiotto per Andrea Bucchi che scarica alle spalle di Marani il pallone nel vantaggio biancazzurro. La Folgore, passato lo shock dell'1-0, prova ad affacciarsi dalle parti di Calore, costretto alla respinta dal diagonale velenoso di Gentile. Velenoso almeno quanto quello, 60 secondi più tardi, che prova Petronio dalla distanza. Il destro liftato trova il guanto di Marani a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sempre San Nicolò a ridosso della mezz'ora, col traversone da sinistra di Merlonghi che trova sul lato opposto il destro di Chiacchiarelli che schiaccia troppo e manda sopra la traversa marchigiana. Sempre il numero 7 a farsi vedere col diagonale mancino al 28esimo bloccato da Marani sul palo di competenza. Le occasioni per la squadra di casa fioccano, De Giglio al 36esimo fa tutto da solo ma spara alto di sinistro da buona posizione centrale, invece la conclusione di Merlonghi in area dopo uno scambio proprio col numero 9. Molto più pericolosa, e la distanza invece suggerirebbe di no, la sventola di Merlonghi su cui Marani deve allungarsi per disinnescare un gol che sarebbe stato da Cineteca. Il cliché sembra non cambiare neppure nella ripresa, 52 secondi e la testa di Bucchi da buona posizione centrale ben bloccata da Marani, ma la doccia gelata è dietro l'angolo perché un corner di Chiacchiarelli si trasforma in una ripartenza di Sbarbati che arma il diagonale destro di Padovani, pallone in fondo al sacco e pareggio per la Folgore Veregra. Il San Nicolò però ha il merito di scacciare subito i fantasmi di un'altra beffa dopo nemmeno un minuto. Chiacchiarelli batte velocemente una punizione con un lob che trova la volée di Merlonghi che bacia la parte interna del palo e riporta in vantaggio i padroni di casa. La strada a questo punto per il San Nicolò si fa ancora più in discesa, soprattutto perché al 65esimo Degidio scappa sulla sinistra a Mandorlini e serve la più facile delle conclusioni ancora a Merlonghi. Doppietta per il numero 11 di casa, partita virtualmente chiusa. Tutto questo nonostante Sbarbati al 76esimo provi di testa a riaprire la partita, ma Calore non è dello stesso avviso. A questo punto Epifani toglie Chiacchiarelli e Bucchi per De Santis e Moretti, ma è proprio Sbarbati che dà l'ennesimo sussulto del pomeriggio, incornando un traversone da destra e battendo stavolta l'estremo difensore sannicolese. La gestione non è una dote preponderante della formazione di Epifani, e lo si capisce quando stringe i denti per non subire un 3-3 che saprebbe di vera e propria beffa, e nel contempo getta le basi al 94esimo per il poker, con Parker che serve in campo aperto Merlonghi che dribbla Marani e deposita in rete il pallone del 4-2, tripletta personale per il numero 11 e l'ennesima vittoria di un campionato che assomiglia molto a quello che l'anno scorso portò i biancazzurri alla finale playoff. All'Angelini scende l'Isernia per riprendere la corsa salvezza contro il Chieti dai valori tecnici superiori a quelli dei molisani che attualmente si attestano in classifica alla pari con gli abruzzesi. Certo è che la sosta ha permesso alle due compagini, dopo le pesanti sconfitte subite, di recuperare le necessarie motivazioni per scongiurare il profilarsi della zona pericolosa. Partono rabbiosi teatini decisi a filtrare la tattica bottonata degli ospiti che all'ottavo subiscono la prima apprensione con Dos Santos in scatto in modo fulmineo, ma che non trova il tempo giusto. 3 minuti più tardi, ghiotta occasione, è Fiore che gira a rete, poi Dos Santos fa gridare ad un potenziale vantaggio mancato. Al 18esimo il provvidenziale Schina evita un pericolo offensivo, ma si procura una dura contusione, subito curata dal pronto intervento dei sanitari.
si riprende con i padroni di casa sempre impegnati a superare la barriera biancoceleste. 23esimo disimpegno goffo di Mancino, ma Comini non si coordina bene con il tiro a rete. Due minuti dopo ancora Chieti in percussione, Dos Santos penetra l'area molisana e trova l'opposizione dell'estremo schina. Si va a senso unico con tante opportunità ma senza concretizzare, come al 28esimo su tiro a volo di Capitan Massimo, che cerca di cogliere l'attimo fuggente. È il Chieti che fa partita, ma l'Isernia non sta a subire passivamente. E guardate che occasione ha Fontana. E che intervento tira fuori Dedeo, che si ripete e salva ancora la rete teatina su tiro preciso di Panico. Poi, quasi allo scadere, l'opportunità per il Chieti si presenta su calcio di rigore per un fallo evidente commesso ai danni di Fiore. Veniali proteste, ma senza insistere troppo. E così Varone dal dischetto spiazza schina. Tra gli applausi dei circa 500 presenti si torna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori decidono di non apportare modifiche agli assetti tattici, con gli abruzzesi più bravi ad allargare il gioco e a creare penetrazioni cercate da Dos Santos, astuto nel crearsi spazi, e Fiore, padrone della fascia, da cui spedisce traversoni. L'Isernia evidenzia fallo nelle concitate fasi difensive, la squadra molisana non sfrutta meglio l'intraprendenza degli esterni di centrocampo ed inaridisce i movimenti di gioco laterale, finalizzati ad avvicinarsi alla porta avversaria. Cosa che riesce ai neroverdi, capaci anche di evidenziare le doti tecniche e le individualità. Al 19esimo un esempio viene dal capitan Massimo, che punge con classe e determinazione. 2-0 per i neroverdi, che non si limitano adesso a controllare il gioco, anzi lo interpretano con serena convinzione e diventano attori principali. La parte più significativa spetta a Fiore, che al 26esimo elude, finta l'avversario e taglia l'area per il secco 3-0. Isernia in ginocchio e Chieti rassicurato per la prova e il punteggio, tant'è che Marino richiama Fiore, che fa posto a Molenda. Il cuore biancoceleste viene premiato da un ingenuo ed evidente fallo di Zanetti su Mingione. Massima punizione e Cantoro dimezza lo svantaggio della gara, con l'Isernia che ha evidenziato un rendimento incostante ed eccessiva generosità difensiva. Salutare il risveglio primaverile del Chieti, torpore in casa molisana e settimana di passione in tutti i sensi. Mai abbandonare gli stimoli per risorgere. Comunque vada, auguri a tutti, anche con il cuore neroverde, che anima di edificante fervore operativo i tifosi speciali dell'associazione ANFAS, che in occasione della Domenica Sportiva, con la collaborazione del patron Pomponi, realizzano un banchetto di pura e squisita solidarietà per vendere gli oggetti realizzati dai ragazzi disabili. Ed il calcio prende spunto e vera motivazione per materializzare i valori importanti della vita. E andiamo verso la chiusura, ci concentriamo ora sul basket, sul centro A2 in chiaroscuro. Il Roseto corre forte, asfalta anche Iesi, la McEnergy un po' addormentata all'inizio, ma dopo dilaga, infatti finisce 96-70 con 34 punti del solito Allen Trullo. Stiamo bene fisicamente e con la testa, l'allenatore spiega la svolta dopo l'avvio stentato, ci siamo messi a posto con quattro piccoli. Marini ancora una volta in evidenza, abbiamo fatto una partita super. Sulla sponda Proger Chieti invece questo passo falso 80-70 a Recanati, Armwood non basta, Chieti KO a Recanati, passo falso della Proger sulla strada verso la salvezza, nonostante i 20 punti come abbiamo visto di Armwood, in doppia cifra anche Allegretti 18, Lilov 12, Monaldi 11 punti. Galli, c'è mancato il tiro da 3 punti, ora si punta sulla prossima partita con il Legnano per evitare i play-out. Per la Serie B, Pescara si aggiudica il derby di un soffio, l'amatore di coach Salvemini supera il Campi di un punto al termine di una gara brutta con basse percentuali al tiro, 51-50 il finale. Il Giulianova mette nei guai nella BCC Vasto, la squadra di Francani fa il colpaccio in trasferta e fa suo lo scontro diretto per la salvezza, 47-63.
Ortona, la rimonta sfuma nel finale, la Weir va vicina all'impresa dopo essere stata sotto anche di 23 punti, San Severo vince 89 a 86 appunto sulla Weir di coach Sorgentone. In C Silver, Teramo cade con Silvi, Termoli batte la Magic, semifinali playoff, la meta parte male nel match al Palascapiano, mercoledì gara 2, vedete i finali, 57 a 63 la vittoria del Silvi sul campo della Meta Teramo e l'Airino Termoli che vince nettamente 74 addirittura 37 contro la Magic Chieti. Rapidamente sul Messaggero, Roseto travolge Iesi e ora vede i playoff, tutto facile per gli Sharks che chiudono subito la pratica trascinati da un super Allen da Marini e dal pivot Borra, biancazzurri senza ostacoli malgrado l'assenza di Ferraro e un Weaver molto debilitato. Proger sconfitta a Recanati, salvezza ancora a rischio, tanta delusione per i tifosi chietini arrivati nelle Marche. Armud e Allegretti non bastano per Lilov, solo 12 punti, c'è da lottare per l'Eccellenza. Derby esplosivo, Vastese è fermata, torniamo dunque al calcio, una partita molto nervosa caratterizzata da quattro espulsioni, gol di Faccini alla fine del primo tempo, il pari di Felice per il San Salvo, il vantaggio ora è di 5 punti, Ruffini recrimina, potevamo vincere con la vittoria, dobbiamo stringere i denti, soprattutto perché il Paterno ha vinto ad Alba Adriatica per 2-0, quindi vedete a 4 giornate dalla fine del campionato vantaggio di più 5 della Vastese sul Paterno, 66 punti contro 61. Noi finiamo qui con Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti del TG alle 14, alle 19 e alle ore 23 e vi ricordo anche questa sera alle ore 21 in diretta replay di Enrico Rocchi per parlare della crisi profonda del Pescara. Grazie a Gianni D'Areo in regia e a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.